C'era una donna che scrivendo al figlio, che evidentemente amava, diceva: caro figlio disgraziato, io non uso mai il termine popolo, perché il termine popolo implica una dignità che se vuoi bene alla gente non puoi riconoscerla, perché la società non ce l'ha questa dignità per il momento. Quando la acquisterà, avverrà il cambiamento. Mi spingo a dire, è il titolo del mio prossimo libro, che il problema è che fa schifo la gente. Facciamo schifo noi. Bravo! 30, no, 30 anni fa, nel 94, io ero parlamentare europeo, coordinatore nella commissione istituzionale per il mio gruppo. Non vi dico le resistenze popolari alla riforma dell'Unione Europea. Scrissi comunque la legge sull'etichettatura dei prodotti agricoli e ittici nella vendita al dettaglio. Avete sentito parlare di questa cosa? Beh, renderebbe l'Italia il paese più ricco del mondo. Perché si dà il caso che i prodotti italiani siano i migliori del mondo. Sapete chi non l'ha voluta? Non l'ha voluta la gente. Perché non l'ha voluta? Perché una società che ne so, mangia gamberoni e beve i vini italiani, pensa diversamente da una società che mangia robaccia e beve schifezze. E allora la gente ebbe paura del cambiamento culturale, a questo siamo. I contadini la fermarono perché vivevano di contributi e quindi non la vollero. Sono 20 anni che quella legge in 6 articoli, io la pubblico in tutte le salse, ma non viene più. Comunque, nell'85, 30 anni fa, io scrissi in un libro, il mio primo libro, La storia di Giovanna e Margherita, una tesi sul modo di formazione del pensiero che credevo avrebbe causato da subito una rivoluzione culturale planetaria. Causò invece una rivoluzione al contrario, una rivoluzione per non cambiare. Noi siamo nel bel mezzo di essa. La società è disperata alla ricerca di strumenti per fermare il cambiamento. È tutto il contrario di quello che si dice. In questo quadro, il 1 gennaio del 2007 pubblicai il volantino sul signoraggio, dove definivo una cosa che non è neanche inaugurata, cioè il fenomeno dell'inveramento, che è fondamentale per capire il signoraggio. Poi nel 2010 capii che dovevo rendere di massa la consapevolezza di questa cosa. Allora, attraverso i famosi video, quelli che avete visto tutti, puntai ad una sola cosa: a rendere nota la parola, signoraggio, la parola, perché dicevo, quando lo capiranno qualcosa faranno. Ebbene, non è stato vero. L'hanno capito tutti e non hanno fatto niente. Lo sanno i giudici, i magistrati, i giornalisti, i politici, lo sapete voi. Non ha fatto niente nessuno. E allora che succede? Niente, no. Il cambiamento verrà fuori ora, perché lo causerà l'involuzione climatica, che non è un fenomeno di fra 100 anni, è un fenomeno attuale, che sta oltretutto causando dei danni all'economia talmente forti che causerà poi inevitabilmente che il problema emerga. E il regime non lo vuole ammettere perché è la dichiarazione di bancarotta fraudolenta del regime. In tutto ciò vorrei dire delle cose alla Lega. Ieri a Mario, con il quale abbiamo fatto dei lavori insieme in campagna elettorale, perché gli dica a Salvini: state attenti, 4 minuti, ci sono stati interventi di mezz'ora, se vuoi che me ne vada subito, me lo devi dire. 4 minuti, posso, se mi fate parlare 10 minuti io. Grazie. Amici miei, state attenti, perché come mai parlano così tanto di questi emigranti, delle barche, tutto a far vedere sta storia, sta storia, sta storia? Perché vogliono tirare dentro la destra. E la vogliono ghettizzare, perché la battaglia in favore dei migranti, eccetera, la vinceranno loro, perché ora si schiererà il mondo. E avranno così modo di dire: voi siete i cattivi.
Allora, questo è uno strumento per la Lega, per esempio, per mantenere il suo consenso interno. Ma quello del consenso interno attuale non gliene frega niente, perché è insufficiente. È un modo però per ergere un muro per far sì che gli altri non entrino. E quindi è un grandissimo pericolo questo accettare questa provocazione e porsi in una posizione contro, perché lo stanno facendo deliberatamente per determinare una ghettizzazione della destra, che ha perso un altro dei suoi fondamentali cavalli di battaglia. Io sono rimasto solo 2 anni fa quando ho detto la sovranità monetaria nazionale è un'idiozia, l'uscita dall'euro, eccetera. La soluzione, andammo con Mario insieme alla Procura della Repubblica di Roma a presentare una denuncia a proposito del signoraggio, chiedendo la confisca penale delle quote private di proprietà della Banca d'Italia. Ancora adesso mi domando che non ci hanno arrestato. Ecco. La soluzione è la confisca, perché è una soluzione facilissima, delle quote private delle banche, della Banca d'Italia, che così confischi anche il 15% della Banca Centrale Europea. Ed apri il grande tema, perché sulla stupidaggine della sovranità monetaria nazionale è stato sconfitto Tsipras, perciò Le Pen ha perso le elezioni in Francia, perché i francesi hanno capito che è una strallata e quindi è un cavallo di battaglia che si è rotto le gambe. Allora io credo, Mario, è una richiesta che ti faccio proprio formalmente e dopodiché chiudo, la richiesta che la Lega si impegni a portare, a spingere l'autorità giudiziaria italiana a confiscare le quote di proprietà privata della Banca d'Italia, perché se avviene questo miracolo, se io avessi 1000 militanti per stare davanti alla Procura della Repubblica con i cartelli Pignatone, ami troppo le banche, lo farei io, ma non ce li ho 1000 militanti, la Lega ce l'ha, lo faccia e salverà l'Italia e il mondo, grazie.